un duro attacco da parte del governo. Vogliono davvero distruggere il lavoro e il diritto di sciopero. Beh sì, questo è l'ennesimo attacco al diritto di sciopero, un attacco pesante proprio perché è sferrato in un momento difficilissimo, un momento delicato, un momento nel quale la gente non ce la fa andare avanti e quindi proprio il diritto di sciopero tende proprio a limitare, cioè l'attacco al diritto di sciopero tende proprio a limitare il possibile conflitto che si potrebbe creare in questo periodo. D'altra parte gli eventi che sono accaduti in questi ultimi giorni, no? Cioè, danno proprio l'idea della strumentalità, dallo sciopero presunto dell'ADAC, dei macchinisti della metropolitana di Roma, sciopero che non c'è stato e che nasconde invece poi tutta una serie di disservizi dovuti all'azienda e non certo ai lavoratori, lo sciopero dell'Alitalia. Un sciopero normale che ha interessato poco più del 10% dei voli, uno sciopero dichiarato, tranquillo, non era nostro, quindi non è una difesa d'ufficio, ma è uno sciopero che è stato dichiarato mesi di anticipo, uno sciopero che non ha prodotto chissà che cosa, però viene definito uno sciopero selvaggio. Sciopero dei lavoratori di Pompei che fanno un'assemblea autorizzata dal sovrintendente di Pompei, magari proprio per parlare della riduzione degli organici, della mancanza di personale, e viene pure quello definito sciopero selvaggio. È chiara l'attenzione, la super attenzione viene fatta su questi fenomeni che vengono poi strumentalizzati e l'obiettivo è proprio quello di tutelare al massimo le aziende e portare questo attacco pesante che è, cioè lo si vuole legare, qui si vuole abolire un diritto costituzionale e legarlo a un diritto delle organizzazioni sindacali laddove sono maggioritarie. Costituzionalmente non si può fare, si stanno cercando di inventare tutta una serie di marchingegni istituzionali e giuridici per poter andare avanti su questa strada. Ecco Tomaselli, appunto, sicuramente l'attacco mediatico è enorme, poi lo sappiamo, fare un servizio giornalistico non costa niente e funziona molto, però è anche vero che caricati appunto da questo clima qualcuno ha provato a linciare il macchinista della metropolitana. Si parla di brutta figura internazionale perché non si può chiudere Pompei nel mese di luglio. Ecco, non credi che il governo possa permettersi cose del genere, possa alzare così tanto la testa contro il sindacato, anche perché c'è un po' di scollamento con l'utenza? Assolutamente sì, cioè, è chiaro, no? Cioè, se il mio obiettivo, cioè l'obiettivo del governo è costruire un clima per il quale poi io attacco pesantemente il diritto di sciopero, è chiaro che io faccio tutta una serie di operazioni, io governo, faccio tutta una serie di operazioni però è vero anche che c'è uno scollamento che è dovuto a anni e anni di lavoro sindacale di CGIL e CISL e UIL che ha di fatto allontanato i lavoratori dalla cosiddetta utenza, cioè dal fatto di essere anche essi stessi cittadini, ma soprattutto è venuto il discorso inverso, cioè il cittadino, il lavoratore delle poste quando va sulla metro si incazza col lavoratore della metro e il lavoratore della metro fa altrettanto col lavoratore delle poste, questo è il disfacimento dei rapporti e del tessuto sociale di un paese. Possiamo dire appunto, come tu hai detto nel più recente comunicato, questa rischia di essere una bomba sociale, cioè non è più un problema solo economico e solo di lavoro, ma voi avete appunto citato la metafora del fiume, no? Se tu incanali il fiume poi fa più danni ancora. Questo è sicuro, è successo tante volte nella storia non solo sindacale ma politica di un paese che tu comprimi, aumenti la repressione, diminuisci gli spazi di libertà, di espressione, di democrazia e poi chiaramente la cosa ti esplode in mano perché quando poi il conflitto diventa necessario per difendersi, cioè stamattina, ieri, il governo ti dice che da una parte
riduce di qualche miliardo le spese sanitarie, che badate bene, non sono le spese sanitarie quelle improduttive, cioè stanno proprio colpendo la medicina preventiva, no? Quella il buon senso diceva meglio prevenire che curare, ecco, non ci si può più neanche prevenire, perché di fatto criminalizzano anche i medici in una situazione di questo tipo. E dall'altra parte che cosa fanno? Dichiarazione di Renzi che dice diminuiamo dal 31 al 24% nel giro di 2 anni la tassazione sugli utili delle aziende. È chiaro che è talmente stridente questa cosa che poi produce necessariamente del conflitto. Che il conflitto poi sia sopito perché poi, come diciamo prima, c'è un sindacato che non l'ha alimentato, anzi l'ha definito quasi deleterio il conflitto, no? Quando si dice dobbiamo discutere con le aziende, quindi la concertazione, la collaborazione, l'hanno chiamata in tanti modi, e poi è evidente che tu stai dicendo che il conflitto sociale, il conflitto sindacale è qualcosa di deleterio. Cosa che non è così, ma neanche nei paesi più industrializzati, dove c'è il capitalismo più acceso, si è mai detto che il conflitto sociale è deleterio. Il conflitto sociale fa parte dei rapporti di produzione tra padroni e lavoratori, quindi può essere esplosivo, rivoluzionario, come vogliamo definirlo, oppure può essere diciamo fisiologico, no? Come lo è stato per tanti anni, e quindi ha creato le condizioni anche per l'emancipazione del lavoro, insomma. Quindi a chiudere, ti faccio chiudere con una battuta: giù le mani dal diritto di sciopero e giù le mani appunto da chi sciopera. Giù le mani da chi sciopera, giù le mani dal diritto di sciopero è uno slogan, è importante ridirselo, però noi stiamo pensando come Unione Sindacale di Base anche a iniziative concrete, perché se è difficile riuscire a caricare, se così possiamo dire, ai lavoratori rispetto al diritto di sciopero così preso per se stesso, però è anche vero che senza lo strumento dello sciopero il lavoratore sa che ha poco spazio e ha poca agibilità per i propri contratti, per le proprie condizioni di lavoro. Quindi noi crediamo che nei prossimi giorni e da settembre abbiamo intenzione di fare proprio una campagna importante sul diritto di sciopero, visto anche che Renzi dice che se ne dovrà occupare il Parlamento. Vedremo questo Parlamento se continuerà a dire sempre sì o comunque fargli scoppiare qualche contraddizione, è cosa buona e giusta.